Maci si dice qui, soprattutto alle donne. Stiamo facendo il rifaggio dai bambini. Ecco qua i bambini. Che meraviglia. Dimmi come ti chiami tu. Guarda che bella ragazza. Mamma mia, che bella. Complimenti, lei è bellissima. Stiamo facendo una campagna per il nostro amico Salvini. Ciao, vi aspettiamo. Questa qui è la sorella del Cadverne, è brutta come lui, non è vero, è carismatica. Faccio vedere le ultime cose, c'ho il mio amico qua. Fatto prendere 10 punti in più a Salvini con questa affermazione. No, ogni volta che lo attacco prende più di più. Poi abbiamo una modella di Israele. Anche lei è bellissima, complimenti. Ci abbiamo tutto qua. Neri, Israele. Ecco perché non vieni mai in Puglia tu, eh? Qui è un posto di immigrati totali. Nessuno credo di essere l'unico a avere il passaporto italiano. Senti, volevamo dirti innanzitutto grazie della tua generosità e della tua attenzione. Io ovviamente so che tu hai una visione del mondo ampia, ma anche di dettaglio, nel senso che sei capace anche di intercettare i piccoli sentimenti quotidiani. Noi oggi, qui c'è anche il sindaco accanto a me, c'è Salve. Molta parte della comunità, ti volevamo ringraziare perché a noi capita raramente di avere l'attenzione delle persone, di solito l'abbiamo quando succede qualche cosa di male, ma avere l'attenzione di una persona come te per noi è un grande incoraggiamento, ci dà la voglia di andare avanti. Adesso però non voglio esagerare perché sennò tu ti infastidisci dell'eccesso. Ovviamente speriamo di riuscire a continuare questo lavoro per restituire bellezza e intelligenza ai luoghi e ovviamente indirettamente anche alle persone, perché questo è un muro intelligente, moderno, che ha una sua capacità di rimanere e di costruire una piazza fisica dove ci sono le persone in carne e ossa, ma di consentire loro una connessione che utilizza tutta la più moderna tecnologia fino al 5G. Ed è ovvio che le tue immagini catturano l'attenzione, questa linguaccia rossa bellissima e strepitosa. Io non so come tu faccia, ma evidentemente se mangio una bacca, però tu le becchi, gli altri no. Come fai a beccarle tutte tu? Non lo so. Vabbè, comunque, e soprattutto nel Kerala, ho capito, ma tu sei il fotografo dei colori. Io non so come tu faccia a giocare con i colori, quasi ad addomesticarli come un domatore e a tirarne fuori quello che vuoi. E quindi la fortuna, fortunato. È la fortuna, vedi, quando uno è un fuori classe dice sempre così. Anche Ronaldo dice così. Allora, senti,